In questo punto esattamente è comparsa la prima volta, mentre stavamo andando a medicina, la sfera luminosa, l'UFO a forma di sfera. Si è librato nel cielo da dietro quell'arginello e mi ha seguito per 4 chilometri circa. Un sabato sera del dicembre dell'84 io e altri tre miei amici abbiamo avuto una storia fantastica. Siamo partiti da casa mia per raggiungere la casa dei nostri amici a medicina, ma a metà strada ci siamo accorti che in pratica c'era qualche cosa che non andava troppo bene. Infatti è venuta fuori da dietro un arginello una sfera luminosa, praticamente un UFO, come si chiama adesso, un UFO a forma di sfera, che ci ha seguito per qualche chilometro prima di sparire, quando noi stavamo appunto scappando sopra al ponte di Campotto. Partiamo da Argenta, andiamo verso Medicina, ma sul ponte di Campotto questa sfera sparisce. È stata veramente una cosa molto paurosa, perché sembrava che ci inseguisse, invece ci affiancava oppure ci seguiva. Siamo arrivati a casa dei nostri amici a medicina, abbiamo raccontato tutto e loro ci rincuoravano dicendo che forse non era quello che noi pensavamo fosse. Poi invece, quando siamo tornati indietro verso le 11:30, percorrendo la strada a ritroso, quasi arrivando a Campotto, passato il paese di Sant'Antonio, a questo punto dove siamo arrivati noi adesso è comparsa la nebbia improvvisa e dopo un po' si è spento il motore e le luci. Quindi è ricomparsa quella sfera luminosa che ci ha abbagliato con una luce potentissima, che ci abbagliava, e dopo qualche secondo ha spento la luce e se n'è andata, portandosi via la nebbia che miracolosamente era comparsa e adesso era altrettanto miracolosamente sparita. Il motore ha ricominciato a funzionare, le luci si sono riaccese e sembrava che non fosse quasi successo niente, ma in quel momento noi avevamo perso 10 minuti della nostra vita. Poi qualche giorno dopo realizzavo che in effetti non mi era successo niente, anzi stavo bene, stavo benissimo, non bene. È successo che piano piano cominciavo a realizzare il fatto che anche se mi avevano prelevato, anche se io ero stato il protagonista di un abduction, come si dice adesso, non mi hanno fatto assolutamente niente di male, anzi, se devo dire la verità, le cose esattamente come stanno, io è proprio da quella sera che non ho mai più preso nemmeno un raffreddore, non solo le altre malattie, ma proprio un raffreddore, non l'ho mai più fatto.